torniamo al discorso della spinta. La spinta, l'attacco, che è un attacco semplice, un attacco abbastanza popolare in strada, no? Che serve a caricarsi, ok? E serve per prendere confidenza con l'avversario, ok? Quindi è una tecnica dalla quale bisogna impegnarsi, bisogna sapere come uscirne, perché è una cosa che succede molto spesso, ok? La spinta è un attacco lineare, quindi non devo fare altro con il corpo di uscire dalla linea, ok? Lui mi spinge, esco dalla linea, ok? Esco e vado a colpire subito. Okay. Quindi, sono due difese. La difesa del corpo è questa, ok? Questa, uscire dalla linea. Questa, ok? La difesa delle mani. Vado a ragionare come se fosse un jab. È un diretto, ok? Ok? Insieme, jab e diretto. Questo abbassa, ok? Questo sposta. Questo lavora. Lui rimane con le mani incrociate. Boom, vado a colpire il setto nasale, creo shock alla cervicale e rottura del setto nasale. Quindi abbinando corpo e mani, questo lavoro. Uno, 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 vai, uno, due, il colpo, uno, boom, due, ok? Spingi forte. Ok, quando spinge, il suo corpo viene avanti, ok? Il corpo viene avanti, io non devo fare altro che fermare la testa, ok? È già sbilanciato, mi spinge, vado, boom, ok? Adesso, pericoloso, lo colpisco, lui cade, boom, picchia il cervelletto, ok? Pericoloso. Allora lo vado a prendere, prendo, non faccio forza contro forza, più sto distante più devo fare fatica, ok? Anche se è sbilanciato, e se sono una ragazzina di 40 kg contro un uomo di 100 non ce la faccio, allora vado, prendo, porto al petto, non uso la forza delle braccia ma il corpo, faccia a terra, ginocchio, qui, mi alzo, ok?